Se nasci in un contesto imprenditoriale è ovvio che respiri l'azienda, respiri quello che fa fin dall'inizio. Sono entrato in un'azienda che aveva 500 metri quadri e aveva due macchine, vado qui, ho 10 linee di produzione e questo sono soddisfazione. Abbiamo deciso di specializzarsi in quello che era il nostro know-how, quindi la protezione delle vie respiratorie, e cercare di farlo nel piccolo la maggiore innovazione possibile. E poi formiamo la nostra impresa con un filtro speciale, disegnato con P3 e un carbone attivo, che era, penso, innovador. In questa azienda ha due grandi anime, una è la tecnologia di prodotto e l'altra è la tecnologia di processo. Diciamo ad esempio l'introduzione di sensoristica all'interno dei facciali, qualcosa che fino a qualche tempo fa non era possibile. Oggi la qualità è il first. Cito una frase di un operaio quando l'RSPP gli chiede: beh, ma come fai a convincere i tuoi colleghi? E la risposta dell'operaio è stata: beh, si convincono da soli. È come indossare una maschera ma non averla addosso.